Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa degli angeli custodi. Le letture della messa ci fanno riflettere sull'esistenza di questi esseri spirituali e sulla loro missione. Per ciascuno di noi Dio ha messo a nostra custodia e protezione un angelo. La prima lettura di oggi così dice: abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. E il brano del Vangelo è, nel Nuovo Testamento, il riferimento più chiaro ed esplicito della presenza degli angeli custodi. Gesù infatti dice: guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. L'angelo ci illumina e ci custodisce, innanzitutto ci illumina con le sue ispirazioni, egli ci ispira di compiere il bene e di allontanarci dal male. Dobbiamo essere docili alle sue ispirazioni che si percepiscono nel silenzio e nella preghiera. E poi ci custodisce. Si prende cura della nostra vita e quanto più grande sarà la nostra confidenza in Lui, tanto più permetteremo a Lui di intervenire nella nostra vita. C'erano santi, come ad esempio Santa Gemma Galgani, che avevano grande confidenza nell'angelo custode, il quale li serviva e li aiutava in un modo difficilmente immaginabile. A Santa Gemma Galgani l'angelo custode recapitava le lettere indirizzate al suo padre spirituale, non avendo i soldi per il francobollo, e poi le faceva pervenire la lettera di risposta da parte del padre spirituale. Noi abbiamo dei doveri nei confronti dell'angelo custode. San Bernardo così scriveva: in qualunque circostanza, in qualunque luogo, porta rispetto al tuo angelo, non osare fare alla sua presenza ciò che non oseresti fare se qualcuno ti vedesse. Poi, in ogni tentazione, tribolazione, angustia, invoca l'angelo tuo custode, dicendogli: salvami, perché perisco. San Francesco d'Assisi aveva un grande amore per gli angeli custodi e il suo insegnamento sugli angeli custodi si può riassumere in tre punti. Il primo punto è il seguente brano tratto dalla seconda biografia del beato Tommaso da Celano. San Francesco venerava col più grande affetto gli angeli che sono con noi sul campo di battaglia e con noi camminano in mezzo all'ombra della morte. Dobbiamo venerare, diceva, questi compagni che ci seguono ovunque e allo stesso modo invocarli come custodi. Dunque San Francesco ci insegna ad invocare l'angelo custode. Se non abbiamo abbastanza protezione, il motivo è da ricercare nel fatto che non invochiamo spesso l'angelo custode. Abbiamo un potente aiuto sempre al nostro fianco. Non siamo mai soli. Dobbiamo avere maggiore fede nella presenza dell'angelo custode, maggiore confidenza in lui e dobbiamo invocarlo più frequentemente. Il secondo insegnamento è messo in luce da queste parole. San Francesco insegnava che non si deve offendere il loro sguardo, né osare alla loro presenza ciò che non si farebbe davanti agli uomini. In realtà noi offendiamo sempre lo sguardo degli angeli custodi con il nostro comportamento e con i nostri atteggiamenti. Quando siamo davanti a una persona ragguardevole, stiamo composti, stiamo attenti a non fare neppure la più brutta figura. E non manchiamo di rispetto a questa persona nemmeno minimamente. Eppure non pensiamo che noi siamo costantemente alla presenza di una persona molto ragguardevole, siamo costantemente alla presenza del nostro angelo custode.
non rattristiamolo con il nostro comportamento. Il terzo insegnamento molto prezioso lo ricaviamo da queste parole del beato Tommaso d'Acellano su quello che insegnava San Francesco. E proprio perché in coro si salmeggia davanti agli angeli, voleva che tutti quelli che potevano si radunassero nell'oratorio e lì salmeggiassero con devozione. Queste parole sono stupende. Quando preghiamo, in modo particolare quando preghiamo i salmi, non siamo da soli, ma preghiamo insieme agli angeli e sono loro a raccogliere le nostre preghiere e a presentarle a Dio. La liturgia terrestre si unisce alla liturgia celeste, per questo la liturgia dovrebbe essere per quanto possibile angelica. Questo è molto sentito nella spiritualità bizantina con la presenza angelica dei diaconi. Dovrebbe essere una liturgia elevante, una liturgia che innalzi la nostra mente e il nostro cuore alla contemplazione delle realtà celesti. Il canto dei fedeli deve emulare il canto degli angeli, i quali incessantemente inneggiano Dio. Gli spiriti celesti sono prima di tutto oranti. Gli angeli pregano e adorano incessantemente il loro creatore. La Sacra Scrittura ce li mostra assorti nella contemplazione di Dio, elevando verso di Lui un'eterna lode, la cui formulazione più elevata è il canto del Trisagion da parte dei serafini. Santo, santo, santo è il Signore Dio degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. San Francesco d'Assisi è chiamato anche con il termine di Serafico Padre, perché più di tutti si è avvicinato a emulare questa infuocata lode celeste dei serafini. San Bonaventura scriveva che San Francesco era deputato all'ufficio degli angeli, e tutto infiammato dal fuoco dei serafini, divenuto simile alle gerarchie angeliche. In poche parole, e così concludiamo, il serafico padre San Francesco è il modello della vita angelica, il modello della vita contemplativa. Siano lodati Gesù e Maria.